Paesamento, esperienza estetico-geografica. Vorrei partire da un'osservazione che riguarda un po' la mia esperienza estetica della, diciamo, geografia del mondo, soprattutto stando a casa, cioè la cartolina. La cartolina, un tempo ricevevo cartoline nei luoghi del mondo, all'interno della rete dei miei affetti, no? Gli amici, eccetera. Cartoline dedicate. Oggi non le ricevo più. E a quell'epoca questa geografia, più o meno esotica, ma soprattutto familiare, mi conformava a un senso di stabilità del mondo, quella che avevo imparato facendo le ore di geografia all'elementare. Poi ho capito, diventando adulto, che il mondo era in movimento, e i confini cambiavano, insomma, le immagini del mondo hanno cominciato a proliferare, no, attraverso soprattutto i social negli ultimi tempi, e questo mi ha fatto un po' riflettere in questi giorni. Cos'è successo nel frattempo, no? Cioè, questo non ricevere più le cartoline è sintomo di che cambiamento dell'esperienza estetica o geografica del mondo. Vabbè, dice, il mondo si è trasformato, questo è quasi ovvio. Quello che mi sconcerta di più è che è venuto meno la dedica della cartolina, cioè la dimensione affettiva. Uno se ne andava altrove e ti ricordava a distanza, ti scriveva una dedica, al di là di alcune cartoline erano saluti convenzionali, ma in alcuni casi, che fosse da un museo, che fosse da un'architettura o da un paesaggio, qualcuno si prendeva il tempo e ti dedicava un pensiero, no? Pensava a te nella distanza. Ecco, questo assenso, questa perdita, questo è quello che mi genera più spaesamento. Lo spaesamento in casa mia, che non ricevo cartoline. Però non ho strumenti per capire perché, quindi lascia a te. È proprio una cosa che in qualche modo tocco anche nel libro. La cartolina viene ereditata oggi, dal punto di vista meno di stili estetici, molto dalla dinamica dell'instagrammabilità. Solo che in effetti viene meno la sensazione di distanza, perché viviamo in un mondo in cui l'immagine è effettivamente presentifica qualunque cosa. E tuttavia, nel momento della pandemia, la pandemia ci ha fatto scoprire cosa vuol dire un mondo in cui tu puoi comunque avere accesso a ogni genere di immagine di distanza, grazie a questi social, grazie a Instagram, però poi in realtà non puoi uscire di casa. Cioè, c'è stato negli anni 10 in particolare una tendenza ad una sbornia d'entusiasmo nei confronti di questi mezzi che sono in grado in qualche modo di, diciamo, perché si è partiti negli anni 90 con l'idea che il web avrebbe ucciso la geografia in un modo che veniva visto o in modo positivo dagli esaltati, diciamo, del transumanismo, di chi diceva beh, non c'è più bisogno di una storia, di una geografia, ci sarà un mondo sublimato nel digitale, il cyberspace, in cui siamo finalmente tutti uguali e possiamo finalmente comunicare in tutto il globo indipendentemente dalla nostra geograficità. E poi c'erano tutti i critici che dicevano che in questo modo si perde il senso del nostro rapporto con i luoghi, eccetera, quindi è un disastro. Poi negli anni 10 diciamo che ha prevalso un po' forse la dinamica, perché è diventata molto più viva, cioè in fondo i social diventano di uso comune nelle civiltà come la nostra a partire dall'inizio degli anni 10, e quella vicenda produce una sensazione invece di, appunto, di quasi di inutilità. Io una delle domande che mi sento più fare quando porto avanti il mio libro è: ma questo tema dello spaesamento, cioè di una capacità dell'altrove di stupirti e quindi di generare nuove idee e una visione di futuro, non è un'idea un po' superata dal fatto che siamo bombardati da immagini, bla bla, perché ormai questo bombardamento è talmente totale che tu, volendo, puoi anche andare dall'altro capo del mondo predisponendo la tua esperienza completamente da cima a fondo, perché le immagini ti accompagnano prima, durante e dopo. In più, quando vai in un posto, penso al turismo di massa, tendenzialmente segui delle dinamiche che sono già state individuate a livello di immagine, per cui non è che vai dappertutto davvero, vai dove ci sono i posti instagrammabili e avanti così. Questo produce un meccanismo per cui uno dice l'altrove effettivamente non c'è più.
poi la pandemia, secondo me, ci ha risvegliato da questo brutto incubo. Perché in quel caso, venendo meno, diciamo, il polo di realtà della geografia reale. L'immagine che ci racconta di un posto lontano, ma comunque inaccessibile, si rivela per quello che è, cioè un surrogato. Cioè, mentre l'immagine accompagna l'esperienza e la nutre quando l'esperienza è possibile, quando l'esperienza non è possibile, l'immagine diventa un surrogato che però rilascia la nostalgia dell'esperienza reale. Per quello io penso che invece il tema dello spaesamento sia tutt'altro che esaurito, sia molto attuale. Proprio perché, diciamo, nonostante la forte copertura mediatica dei luoghi, esiste ancora la possibilità di sperimentare la diversità e di viverla come una ricchezza, naturalmente sotto il presupposto di essere disponibili a non lasciarsi del tutto guidare solo dalle immagini dominanti. Aggiungerei solo due cose per cominciare, no? Prima di tutto, spaesamento è un termine che ha una doppia valenza, una positiva e una negativa. Quella negativa è molto forte nella versione inglese, il displacement in inglese è soprattutto quello delle dislocazioni coatte di popolazioni che devono essere prese e spostate. Cioè il displacement che è diciamo proprio il calco perché dis è esse è placement è paesamento, proprio l'uomo. È proprio quella cosa lì ed è una cosa negativa da questo punto di vista. Non è che in Heidegger, un filosofo che lo ha, diciamo, teorizzato bene, avesse una valenza positiva, perché Heidegger traduceva con spaesamento una parola tedesca che è Unheiligkeit, che significa non sentirsi, non essere a casa. Questo Um è una negativa, Heilig, no? Questo elemento della casa. La stessa parola che Freud traduce con perturbante, in italiano. In Heidegger invece viene tradotto con spaesante. Questo anche perché in Heidegger, a differenza che in Freud, la problematica spaziale, cioè dell'uomo come essere nel mondo, dove quel nel è veramente una congiunzione di luogo, eh? Cioè, nel senso che Heidegger viene spesso letto in modo metaforico. Cioè, in essere nel mondo vuol dire che noi siamo nel mondo, ma lui, per arrivare a fondare l'essere nel mondo come figura esistenziale, approfondisce moltissimo l'essere nello spazio, la spazialità e le esigenze dell'umano nello spazio. Heidegger ne individua due fondamentalmente: l'orientamento, cioè il potermi orientare, e poi adesso uso un termine non heideggeriano per capirci, il riconoscimento, cioè potermi riconoscere in un luogo. Un antropologo che si chiama Ernesto De Martino, che riprende Heidegger, chiama questo tratto appaesamento, cioè trasformare i miei dintorni in circostanze in cui mi sento effettivamente a casa, attraverso una cura, un'attività quotidiana, attraverso una proiezione simbolica, secondo gli antropologi, attraverso una serie di atti che vengono compiuti, per territorializzarci in un luogo, no? Lo spaesamento è nel momento in cui tu non sai né orientarti né appaesarti. Però Heidegger dice anche che lo spaesamento è il momento in cui viene meno anche la scontatezza del nostro vivere in un ambiente, in un luogo, cioè non diamo più per scontata la realtà e il mio essere nella realtà, nel mio spazio, nei miei dintorni, mi rendo fino in fondo conto solo nello spaesamento che diventa una possibilità. Una possibilità, e quindi alla fine il tuo luogo non è, diciamo, un'appartenenza assoluta. Tu sei lì come potresti essere altrove, il tuo luogo diventa un altrove, no? L'altrove diventa il tuo luogo e via dicendo. Allora, al di là di Heidegger, che per me, diciamo, è un riferimento letto un po' a sinistra, diciamo, però comunque rimane, almeno da questo punto di vista, un punto importante. Mi sono interrogato molto su perché tutta la storia della filosofia fino a Heidegger e anche dopo Heidegger si sia fondamentalmente concentrata sui misteri del tempo, cioè il nostro essere nel mondo è sempre stato letto in termini temporali, lo era in Bergson, lo era in Husserl, lo è stato in Heidegger, lo è stato in tutta la grande ermeneutica che è seguita a Heidegger, lo è stato ancora in Battimo, lo è stata sicuramente in Gadamer e in Ricoeur. La questione dello spazio è diventata un po',
imbarazzante dopo la seconda guerra mondiale. Cioè, si viene da una tale lunga tradizione di determinismo geografico, per cui effettivamente i popoli, nella cultura occidentale è fortissima, i popoli sono il prodotto del loro luogo. E se raggiungono risultati spirituali più elevati è grazie anche ad una certa geografia, un clima, un ambiente che lo favorisce. Guarda, questo è presente nella cultura greca, è presente in Montesquieu, è presente in Hegel fortissimamente, è molto presente in tutta la cultura moderna, fino ad arrivare alle degenerazioni del razzismo. La reazione nella Seconda Guerra Mondiale è stata un po' quella di magari di recuperare alcune idee del modernismo che invece era già nella stagione degli anni 10-20 ben poco sensibile a questo problema del rapporto tradizionale luogo-persona. Il modernismo diceva che lo spirito libero produce il suo spazio. Lì c'è, come nelle case di Le Corbusier, la scommessa di dire l'uomo razionale, l'uomo che ha superato, fa sulla base di una serie di ragionamenti sulle esigenze biologiche vitali dell'uomo, non dell'uomo territorialmente radicato, dell'uomo come specie, quindi una forma di illuminismo generosa, abbondante, che alla fine lo spazio diventa uguale dappertutto. Queste idee sono state molto riprese negli anni 50, tanto in ambiente Unione Sovietica quanto in ambiente americana. Sulla base della razionalità si sono fatte molte operazioni di geografia, si sono fatte il sistema delle autostrade in America, si sono fatte le periferie non solo sovietiche, noi diciamo tanto di sovietici, però non è che le periferie, non so, a Bologna, Parigi oppure le Vallette, cioè, non avessero la stessa filosofia, cioè l'idea di, in modo popolare però, quindi non d'autore come Le Corbusier, ma l'idea di dire adesso noi facciamo il nostro spazio uguale dappertutto, indipendentemente. Questo produce, finisco, una reazione però, che arriva nel nostro tempo, guarda caso proprio quando negli anni 90-2000 crollano le grandi narrazioni del moderno. Cioè tutto quel focus sul tempo di cui vi ho parlato poco fa viene un po' meno perché l'andazzo della storia è meno leggibile, perché l'orientamento storico sembra essersi, diciamo, moltiplicato in un prisma di possibilità diverse, che sono quelle delle diverse temporalità di popoli diversi che sono entrati nella scena globale, e poi soprattutto la globalizzazione rappresenta una grande minaccia alle peculiarità dei luoghi, e allora torna l'esigenza di pensare allo spazio. Quindi, da una parte il crollo delle grandi narrazioni del moderno, molto fondate sull'esigenza temporale, dall'altra che sono passati 50 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, quindi questo imbarazzo a pensare il condizionamento anche deterministico a volte tra luogo e persone viene un po' meno, tra che la globalizzazione rappresenta il rischio di un determinismo opposto, cioè una razionalità solo economica piega le diversità dei luoghi e delle persone rendendoci tutti uguali, produce quello che chiamo Spatial Turn, e il mio libro da questo punto di vista è un tentativo di entrare dentro questo Spatial Turn, e poi approfondiamo.